Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'ingegneria tedesca apparve in tutto il suo splendore, dando vita a molte idee sorprendenti. Alcune di loro erano molto più avanti del loro tempo, mentre altre andavano di gran lunga oltre il buon senso. Quando vedi certe armi, ti rendi conto che in realtà Hitler non ha avuto abbastanza tempo per inventare la sua stalla nera. Nel video di oggi vi presento 10 progetti di Hitler tenuti nascosti. Ma prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi i nostri nuovissimi video. Con voi è Top Way. Cominciamo. Landkreuzer P1500 Monster. Era un pezzo di artiglieria che sarebbe stato lungo 42 metri e avrebbe pesato 1500 tonnellate. La sua armatura sarebbe stata spessa 250 mm e spinta da 4 motori diesel sottomarini. Avrebbe avuto bisogno di un equipaggio di oltre 100 persone. Il suo armamento principale doveva essere una pistola ferroviaria Schwerer Gustav Kapp da 800 mm. Questo sarebbe stato montato su una torretta fissa in modo che il Landkreuzer sarebbe stato un cannone semovente anziché un carro armato. Una tale arma sarebbe stata in grado di lanciare proiettili senza dover ingaggiare direttamente il nemico. Ma non furono comunque realizzati i prototipi del Landkreuzer. The Junkers U-322 Mammut. Era un aliante militare di trasporto pesante, simile a un'ala volante gigante, proposta per l'uso dalla Luftwaffe nella Seconda Guerra Mondiale. Furono costruiti solamente 2 prototipi. Il Mammut era un enorme aliante interamente realizzato in legno, che era un materiale economico in un momento in cui le risorse di qualità erano scarse. Fu progettato come trasporto nel 1940. Poteva trasportare 20.000 kg, ovvero il peso di un half truck o di un Flak 88, ovvero un cannone antiaereo con tutto il suo equipaggio dentro. Munizioni e carburante. La cabina di pilotaggio era in qualche modo sul lato del porto sopra la stiva. L'aereo aveva pinne stabilizzanti e un timone ed era armato con 3 mitragliatrici MG-15. L'arma solare era davvero roba da fantascienza. Questa superarma opererebbe da una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra a una distanza di 8200 km. Un riflettore di sodio metallico largo 9 km quadrati focalizzerebbe l'energia del sole e proietterebbe sulla Terra. È stato calcolato che un'arma del genere sarebbe stata in grado di far bollire l'oceano o incenerire una città. Gli scienziati tedeschi affermarono solamente dopo la guerra che l'arma solare sarebbe stata completata entro 10 anni se tutto non andava bene. Il Messerschmitt ME-322 Gigante. I tedeschi volevano un grande aliante d'assalto per l'operazione Sea Lion. Sea Lion è stata l'invasione della Gran Bretagna che non è mai avvenuta. Un aliante leggero aveva dimostrato con successo di trasportare truppe nella battaglia in Belgio. Un aliante più pesante sarebbe in grado di trasportare truppe, veicoli e attrezzature per l'invasione britannica. Quando il Sea Lion fu cancellato, i piani per un aliante continuarono a causa dell'imminente invasione della Russia. L'aliante doveva essere in grado di trasportare una pistola da 88 mm oppure un carro armato Panzer di quarto livello. Il nuovo modello si chiama ME-322. Era un aereo a 6 motori con eliche in metallo. L'ME-323 poteva volare a una velocità massima di 219 km orari a livello del mare. Portava 5 mitragliatrici da 13 mm posizionate dietro le ali. L'equipaggio era composto da un pilota, un operatore radio, ingegneri e cannonieri. Era il più grande aereo da trasporto terrestre della guerra. 213 furono costruiti. Lo Zielgerät 1229 Vampiro. Già nel 1939 i dispositivi di visione della prima notte furono introdotti dall'esercito tedesco. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito tedesco aveva equipaggiato circa 50 carri armati Mark V Panther, che vedevano combattimenti sia sul fronte orientale che su quello occidentale. Il Vampiro ZG 1222 pesava circa 5 libbre ed era dotato di alette presso l'impianto di produzione di armi. Il soldato che trasportava questo era noto come cacciatore notturno. Oltre alla vista e al faretto a infrarossi c'era una batteria con custodia in legno per la luce e una seconda batteria montata all'interno di un contenitore per maschere antigas per alimentare il convertitore di immagini. L'equipaggiamento Vampir fu usato per la prima volta in combattimento nel febbraio 1945. 310 unità erano state consegnate alla Wehrmacht nelle fasi finali della guerra. I rapporti sui veterani del fronte orientale consistono in cecchini che sparano di notte con l'aiuto di peculiari torce non lucenti accoppiate a enormi mirini ottici montati sui loro fucili. Fissler FI-103R. Era una bomba volante molto simile al V1, tranne per il fatto che era pilotata. Quando veniva usata l'arma, il pilota sarebbe quasi sicuramente morto, a meno che non fosse riuscito a paracadutarsi in tempo. Solamente i volontari furono assegnati allo squadrone e i piloti si sarebbero paracadutati poco prima dell'impatto. Armi climatiche.
E finiamo questo video con un'idea follemente fantastica, di cui non solo i tedeschi erano ossessionati. A quel tempo tutti coloro che rivendicavano il dominio del mondo, l'URSS, gli Stati Uniti e la Germania, tutti loro hanno studiato vari metodi e influenze sul tempo e sul clima. Sull'arma climatica sviluppata dal Terzo Reich, Henry Stevens racconta nel suo libro L'arma, la scienza e la tecnologia sconosciuta e ancora segreta di Hitler. Non si sa quanto fossero lontani o vicini alla realizzazione di questo progetto, ma come mostrano gli esempi precedenti di questo video, se Hitler e i suoi lavoratori avessero il tempo e almeno una spettrale possibilità di successo, non si sarebbero fermati sicuramente. Metti un like se ti è piaciuto il video e iscriviti al nostro canale per non perderti i nostri nuovissimi video. Ti consiglio tra l'altro di dare un'occhiata al video consigliato che vedi, ti piacerà senza dubbio.